cosa vuol dire farsi infinocchiare? Sappiamo che ha a che fare con il raggiro, ma cosa ha a che fare con il finocchio? E cosa c'entra con il vino? Nelle osterie romane del Settecento, l'oste usava far passare il vino inacettito servendo ai commensali del finocchio crudo. Il finocchio contiene delle sostanze aromatiche e tattili capaci di anestetizzare le mucose e quindi confondere sulla qualità del vino. Quindi attenzione a ciò che mangiate prima di degustare il vino, perché potrebbe alterarne il sapore. Vediamo alcuni alimenti da evitare. Il carciofo. Il suo gusto metallico ed astringente compete col tannino. Cavoli e cavolfiori. A causa dello zolfo rilasciato nel momento della cottura, alterano il sapore del vino. Peperoncini. La piccantezza, come l'alcol, vengono percepite come una sensazione di calore nella bocca. Non sono sapori, ma sensazioni pseudocaloriche. E quindi sarebbe eccessivo abbinare un vino robusto con un elevato tenore alcolico ad un cibo piccante. Poi abbiamo il limone, a causa della sua elevata acidità. E l'aceto, acido acetico. Ecco come mettere in ginocchio la vostra capacità di percepire il retrogusto fruttato del vino. Ci vediamo alla prossima puntata di Pillole di Vino.